Amici di Super J, buongiorno, ben svegliati puntuali alle ore 7 con la nostra rassegna stampa. Oggi è mercoledì 9 maggio, come sempre andremo a sfogliare i quotidiani, il centro e la città, andando a leggere i titoli principali che riguardano ovviamente in modo particolare il nostro territorio, questo nella prima parte. Nella seconda parte invece questa mattina parleremo di basket, di mini basket, delle iniziative organizzate a Giulianova con il centro mini basket. Gli ospiti saranno Gianluca Cannavina e Giovanni Montuori. Montuori, tra l'altro, molti lo ricorderanno con la maglia del Campli ed è istruttore di mini basket, e sono loro i promotori, gli organizzatori di una serie di iniziative che coinvolgono soprattutto i bambini delle scuole. Il buongiorno arriva questa mattina anche da Cristian De Luca per la messa in onda di prima mattina. E allora andiamo subito a sfogliare la prima pagina del quotidiano Il Centro. Eccolo qui il titolo principale: l'esplosivo era nascosto nei taralli. A Teramo il capo della banda che faceva scoppiare i bancomat lo comprava su internet. Fotonotizia riguarda la politica a Teramo: da Melarangelo e Verna no al PD, sbraccia con la Lega. Le altre notizie: a Campi minacce di morte alla moglie, torna in carcere lo stalker. A Silvi malore a scuola, soccorsa un'alunna di 13 anni. Caso Sant'Arcangelo, Teramo Calcio, l'11 il verdetto che vale la salvezza se dovessero arrivare i punti di penalizzazione, come insomma sembra essere, il Teramo acquisirebbe la salvezza sul campo senza dover affrontare il playout contro il Vicenza. La camorra fa affari nel Fucino, droga coltivata tra le patate, 8 persone fermate dalla distrettuale antimafia. E poi una notizia che riguarda l'ambiente: l'orso marsicano rischia l'estinzione. Ancora altre notizie: in campo il governo di Mattarella e D'Alfonso rinuncerà al Senato. Andiamo all'interno. Ecco qua le mani dei clan sull'Abruzzo. La camorra fa affari con la droga coltivata nel Fucino, 8 le persone fermate dalla distrettuale antimafia. L'inchiesta dopo l'arresto di un agricoltore marsicano. 2 boss sono ritenuti narcos della penisola sorrentina, affiliati al gruppo criminale degli Esposito. Spaventati dalla proposta di legge per rendere legale la marijuana, i retroscena delle indagini e le intercettazioni. Nella Marsica pensavano di agire indisturbati e alludevano all'assenza di controlli. Qui è una pace. La donna di Luco, indagata, si prodiga per chiedere al clan di pagare l'avvocato dopo il fermo del compagno. Banda della Magliana e Casalesi, ecco tutti i casi di infiltrazione. Il colonnello dei Carabinieri, serve Dio, lancia l'allarme: una regione da colonizzare per la criminalità. Per i Carabinieri dell'Aquila il pericolo malavita resta alto, ma qui la legge viene rispettata e fatta rispettare, i controlli sono assidui, comunque c'è ovviamente materiale per cui preoccuparsi. Andiamo avanti. L'Abruzzo, eccoci qua, doppio incarico, lo scontro finale. D'Alfonso ha deciso, rinuncerà al Senato. Di Pangrazio e Leu lo soccorrono dopo il tradimento di 3 consiglieri. Vince per un voto 16-15 e poi dribbla le opposizioni. Però c'è tutta la situazione che riguarda il governo centrale, la proposta di Mattarella, staremo a vedere che cosa accadrà. Intanto in consiglio si alza il sipario, Mazzini e Garibaldi in aula, ecco lo show dei 5 Stelle. Di Nicola Berardinetti, doppio premio, entreranno nel governo regionale. La risposta ai voltafaccia di Di Matteo, Gerosolimo e Olivieri. Certo è che se uno volesse analizzare la situazione potrebbe parlare tranquillamente di poltrone. A Pescasseroli, Carrara, orso da tutelare perché rischia l'estinzione. Il presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, conservazione dei lupi meno critica. Oggi nel PNALM vivono circa 5, sarebbe il Parco Nazionale d'Abruzzo, vivono circa 50 plantigradi e non sono pericolosi per l'uomo. Intanto al via questa mattina un seminario sui grandi carnivori.
dei danni provocati agli altri animali, come per esempio alle pecore aggredite dai lupi e alle coltivazioni agricole, l'ente si occupa ogni giorno e istruisce le varie pratiche. Nel 2017 abbiamo risarcito allevatori e agricoltori per una cifra totale di circa 300.000 euro. Poi forniamo le recinzioni, facciamo continua informazione, i pagamenti sono rapidi. Intanto vietato fotografare e filmare gli orsi, incontri ravvicinati nella Marsica, quell'ordinanza del sindaco di Collelongo. Arriviamo a Teramo, verso le elezioni in comune. Il PD, Mela, Rangelo e Verna rinunciano a candidarsi, i due nomi forti dei democratici non entrano in lista, sbraccia va con la Lega, Micheli ci sarà per Fratelli d'Italia che schiera anche Tiberi, Corona con Oltre, ci sono i vari movimenti, insomma manca poco, manca pochissimo per la presentazione di tutte le liste e a Teramo si voterà il 10 di giugno. I comitati di quartiere, il parco fluviale va recuperato e poi la richiesta ai candidati sindaco, gli studenti, più attenzione all'Ateneo, Covelli e Vitale. Sgominata la banda dei Bancomat, l'esplosivo nascosto tra i taralli pugliesi, le rivelazioni della ex moglie del capo dell'organizzazione, veniva acquistato su internet e trasportato in mezzo ai dolci. L'ordinanza del giudice, abbiamo scoperto un'associazione di portata criminale più ampia di quanto possa trasparire dagli atti fin qui raccolti. Domani intanto in carcere gli interrogatori dei due basisti, l'indagine che viene portata avanti dal giudice, dal GIP Roberto Veneziano. Tribunale, il Consiglio giudiziario incontra Iacoboni e Guerriero, poi aziende svedesi e olandesi offrono lavoro ai veterinari. Esce dal carcere e minaccia ancora la ex, Campli, arresto bis per un 44enne, un mese fa era stato condannato a 2 anni dopo aver bastonato il rivale in amore. Fondi del comitato Sisma a Valle Castellana, finanziato con 35.000 euro l'acquisto di un pulmino, il sindaco servirà a tutta la comunità. Mini volley CSI, 2 squadre teramane alle finali nazionali, Under 10 e Under 12. Ozono nel potabilizzatore, l'acqua diventa più buona, questa è la novità, vi abbiamo anche ragguagliato con un servizio di Roberto Almonti, il Ruzzo impiegherà questo gas per la disinfezione diminuendo il cloro, il progetto diventerà operativo quando arriverà l'autorizzazione della ASL. L'osservatorio, un anno senza sicurezza, dall'ennesimo incidente di maggio 2017 nessun intervento per tutelare l'acquifero del Gran Sasso. San Nicolò, buche in strada ed erbacce, proteste in via Galilei, ci sono le foto raccolte dal quotidiano Il Centro. Arriviamo a leggere alcune notizie che riguardano Giulianova, insulta il sindaco su Facebook, a processo per diffamazione, sotto accusa un post contro Mastro Mauro, sale sul trono e saltella come una scimmia, il primo cittadino di Giulianova testimone in aula, io e la mia famiglia ci siamo stati molto male. Poi Giulianova, sequestrati 250 kg di vongole, erano state pescate irregolarmente da un armatore di Tortoreto, scatta la multa di 4.000 euro, operazione di controllo della Guardia Costiera sulla banchina del porto giuliese. Sempre a Giulianova, studenti a lezione di sicurezza stradale. Poi la Valvibrata, elezioni a Nereto, Laurenzi è il primo candidato sindaco, sarà lui a guidare la lista della coalizione A3 con Consenso Civico, Direzione Futuro e La Fonte. Il PD insiste su Corini e si allontana dall'intesa con Uniti per Nereto, che dovrebbe candidare invece Massi. Sant'Egidio, Romandini corteggiato dal PD, a un anno dal voto in comune i Dem vogliono puntare sull'ex assessore provinciale di Forza Italia. Nel centrodestra il sindaco Angelini non si può riproporre, al suo posto Talvacchia e per i grillini Anastasi. Civitella pronta al passaggio del Giro d'Italia. A Nereto Forestali, via libera al progetto, il comune inserisce l'apertura della caserma nel piano delle opere. E poi la costa vibratiana, Alba verso il voto, De Berardinis e Saccomanni, da noi un segnale di pace, l'accordo raggiunto dopo una lunga trattativa riunisce l'area di centrodestra, la Piccioni rinuncia ufficialmente alla candidatura e grida al tradimento. A Martinsicuro si cercano sponsor per gli eventi estivi, un po' adesso è diventata un po' una consuetudine ovviamente cercare aiuto ai privati per poter finanziare le manifestazioni. Debito del comune, provincia in tribunale, chiesta
l'emissione di un decreto ingiuntivo per oltre 600.000 euro e la quota di tassa rifiuti che non è stata mai versata. Mastro Mauro, maggioranza compatta su bilancio, ci attende un altro anno di lavoro. Ricordiamo che il PD alla fine ha votato a favore il bilancio dopo le tante polemiche dei mesi scorsi. Domenica dalle 9 torna a Bici in Città per la mobilità sostenibile. De Amicis nasce il comitato delle famiglie formato da oltre 100 genitori degli alunni per sollecitare la messa in sicurezza della scuola. Siamo a Roseto, Pontile, lavori dopo l'estate, i fondi arriveranno a settembre, intervento di recupero con 1 milione di euro di finanziamenti CIPE, per ora la struttura resterà aperta, il consigliere Di Santi, acceleriamo i tempi per il progetto definitivo e poi subito il bando. Vi abbiamo anche dato conto di quello che sta accadendo appunto per il Pontile. Giuseppe Di Santi, il consigliere comunale, ma è anche architetto ed è colui che ha redatto gratuitamente il progetto. Vi facciamo vedere la foto, ecco come dovrebbe diventare il Pontile di Roseto, che è il simbolo poi dell'estate rosetana, del turismo soprattutto degli anni 80. Capriolo muore investito da un'auto avvolta arrosto. Notaresco, Di Giulio è il candidato del centrosinistra. Il coordinamento della coalizione ufficializza la scelta, è conosciuto e apprezzato. A Roseto, Borsacchio, un osservatorio per la riserva, iniziativa delle guardie ambientali. Ci spostiamo nella zona sud della costa teramana. Silvi, soccorsa a scuola alunna di 13 anni, è svenuta in aula alla media Pascoli, la sorella maggiore accusa vittima di bullismo, ma la preside smentisce. Silvia al voto, polemiche sul tema delle alleanze del vecchio contro il gruppo presieduto da Pelusi. A Pineto, mercato da spostare, arriva un altro no, anche la Confesercenti si schiera con gli ambulanti, le nuove aree non sono sicure. Leggiamo le notizie che arrivano invece dalle altre province, partiamo da Pescara, oggi riviera chiusa fino alla Madonnina, il comune blocca le auto su oltre 800 metri di lungomare, il tratto che va da Viale Muzzi a Via Tassoni aprirà domani. Montesilvano, EcoM, tempo scaduto, processo in prescrizione, la procura costretta a chiedere il non doversi procedere, sentenza il 23 ottobre, l'ex sindaco Cordoma e il consigliere regionale Sospiri, i principali imputati. A Chieti, scontro per la procura, Testa vince e resta capo, il TAR del Lazio boccia i ricorsi dei magistrati di Campobasso e Ascoli Piceno, la sentenza ha esperienza contro la mafia, può guidare al meglio l'ufficio. All'Aquila, Forza Italia si sfalda, si dimette il capogruppo e la De Blasis lascia. Nel duro confronto della maggioranza a Palazzo Fibbioni, ieri pomeriggio Junior Silveri, prima vittima, la presidente della terza commissione apre il misto dove potrebbero confluire anche altri dissidenti. Andiamo adesso a sfogliare le pagine sportive del quotidiano Il Centro. Il Pescara verso il futuro, Pescara il mio paradiso, mi piacerebbe restare. Fiammozzi a 360 gradi, difensore della formazione del Delfino, l'incubo calcio scommesse cancellato dal Delfino. Il Teramo, venerdì il verdetto sul caso Sant'Arcangelo, la Corte federale fissa il dibattimento e in caso di condanna dei romagnoli biancorossi saranno salvi. Il direttore generale Capaldi, sono ottimista. Intanto l'attaccante Tulli KO a causa di una contrattura, causa Vicenza, Lerda rischia l'esonero, insomma una polveriera anche il Vicenza. Concordato Virtus, si decide il 25 maggio, tanti creditori dicono no, ma sarà il collegio del tribunale di Lanciano a stabilire se la società dei Maio fallirà o meno. Serie D, tifosi e chiodi pagano la trasferta dell'Aquila, ricordiamo che l'Aquila ha centrato i playoff. Paterno, la rivincita di Cattafesta, in eccellenza il portiere dei marsicani, i playoff per continuare a sognare. Le manovre di mercato, il Lanciano in promozione punta su Miciche e Margarita. I bomber dei dilettanti, Marchetti lascia a 51 anni e chiude con una doppietta, questo vuol dire mantenersi in forma per poter raggiungere poi certi traguardi, perché giocare a 51 anni non è da tutti. Magic Chieti Vasto, riesplode la passione per il derby del basket, venerdì sera la gara 1 della finale playoff della Serie C Silver con un Pala Daico che si annuncia tutto esaurito. Come vedete, se la passione c'è non
serve la categoria per riempire gli impianti sportivi. Ritmica CSI, tante medaglie agli assoluti, 10 oro, 8 argenti e 9 bronzi per le abruzzesi nelle finali di Lignano. Bene, è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa con il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a sfogliare le pagine della città. La prima pagina: incastrati da un brandello di giornale, ecco come i carabinieri hanno arrestato la banda della marmotta, uno è ancora ricercato. A Teramo torna Teramo Comics al campus universitario. Poi Alba Adriatica, Piccioni rinuncia al bis e attacca il centrodestra. La fotonotizia: D'Alfonso scomoda Mazzini e Garibaldi, il governatore si espone al dileggio dei 5 Stelle. Acqua sicura, ozono al posto del cloro per bere meglio e più sicuro. Mentre c'è, ovviamente, ieri c'è stata la conferenza stampa degli ambientalisti, incidenti nei laboratori, tutto uguale dopo un anno, lamentano il fatto che non sono state adottate misure di sicurezza a distanza di un anno. Per D'Alfonso scomodati Mazzini e Garibaldi, blitz di militanti 5 Stelle durante il voto che permette al governatore di rimanere su 2 poltrone. La droga della Camorra veniva coltivata nella campagna della Marsica, 8 arresti nell'operazione dei carabinieri legata al maxi sequestro di marijuana avvenuto nel 2016 nel Fucino. Assalti ai bancomat, banda incastrata da un brandello di giornale. Un brandello della Gazzetta del Mezzogiorno ha indirizzato i carabinieri sulla pista foggiana per il GIP, che ha ordinato 10 arresti. Si tratta di criminali con modalità operative da comando. Uno è ancora ricercato. Negli ultimi 2 anni sono state assaltate 16-17, abbiamo perso il conto, 16-17 bancomat sono stati assaltati. E quindi, insomma, la situazione poi avete visto come è andata a finire. Il pastore esce dal carcere e riprende lo stalking, telefonate ossessive alla ex. Un mese dopo la condanna, 44enne di Campi, arrestato un'altra volta. Il primo arresto, insulti e violenze al nuovo compagno della sua ex fidanzata, culminati in aggressione a colpi di bastone. Renzo verso una proroga alla provincia. L'esito delle prossime amministrative sarà determinante anche per il futuro assetto politico in Via Milli. Le verifiche con la riforma del Rio bocciata dal referendum e l'assenza di governo, s'attende una proroga per il presidente. La politica provinciale, la delega di Nunes passa al sindaco Di Marco, Vincenzo Di Marco, il sindaco di Castellalto. Teramo perde anche il raduno dei fan di Ivan, si terrà a Rimini. Il cantautore teramano continua ad essere un'opportunità sprecata dalla sua città d'origine. Gente di Ivan è il primo raduno del fan club in programma il prossimo 2 giugno a San Leo in provincia di Rimini. Crolla un altro muro nella fatiscente via Stazio, scaduti 20 giorni di tempo concessi dal commissario per la messa in sicurezza. Santa Maria a Bitetto, le verifiche, i residenti hanno chiamato i vigili del fuoco e sono pronti a ricorrere alla procura per la sicurezza. Intanto con l'ILT il 18 maggio screening gratuito per il melanoma. Le 5 panchine di Via della Pace conquistate dalla selva oscura, complici le piogge e il caldo primaverile, senza la manutenzione i giardini diventano giungle impraticabili. Tra l'altro ci sono state anche le segnalazioni per quanto riguarda la presenza di serpenti, dovrebbero essere dei saettoni, poi sono serpenti assolutamente innocui. Si moltiplicano le segnalazioni dai quartieri e dalle frazioni sui giardini resi impraticabili dall'erba. All'Alessandrini premiati gli assi della chimica, elezioni record per la selezione regionale dei giochi organizzata all'Istituto Superiore Teramano. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e con il quotidiano La Città. Ecco qui la notizia che abbiamo letto anche in prima pagina. Poco da festeggiare un anno dopo l'incidente. L'osservatorio spegne la prima candelina dell'emergenza idrica e torna ad attaccare sulla sicurezza. Non è stato possibile instaurare un confronto reale con gli enti competenti perché ci si è trovati di fronte a un vero e proprio muro di gomma, denunciano gli esponenti dell'osservatorio.
E poi la notizia che arriva direttamente da Ruzzo: acqua più sana con l'ozono al posto del cloro sarà utilizzato nel potabilizzatore di Montorio al Vomano quando, soprattutto durante il periodo estivo, ci sarà la carenza idrica. Il sistema avanzato di sonde che all'interno del Gran Sasso misura una serie di parametri garantendo il controllo in tempo reale della qualità delle acque si chiama Early Warning. Isola del Gran Sasso, lettera del prefetto dopo la mancata approvazione del bilancio comunale. Ambiente, seminario alla sala polifunzionale di Teramo sull'efficienza energetica per conoscere le forme di investimento e finanziamento per gli edifici pubblici in partenariato pubblico e privato. Il grande evento Unite torna a trasformarsi nell'universo Teramo Comics. Da venerdì a domenica, 3 giorni di mostra mercato, appuntamenti, fumetti, proiezioni e gare cosplay. Tra l'altro è un appuntamento che interessa davvero tantissimi appassionati, sono centinaia e centinaia gli appassionati di fumetti. La manifestazione, tra le più longeve d'Italia, da 3 anni è stata adottata e rilanciata dall'Università degli Studi di Teramo. E c'è poi anche la piantina sulle esposizioni. Alba Adriatica al voto: Piccioni rinuncia al bis e attacca il centrodestra. Parole di fuoco del sindaco uscente contro i partiti: mi hanno osteggiata senza dare spiegazioni. Ieri mattina è stato ufficializzato l'accordo tra Saccomandi e De Berardinis, con quest'ultimo nel ruolo di candidato sindaco a Martinsicuro. Cultura e tradizioni ascolane e teramane si incontrano lungo il tronto, percorso museale ed enogastronomico nella 3 giorni organizzata dall'amministrazione comunale truentina. Comitato Sisma: sarà più semplice muoversi per Valle Castellana. Con il finanziamento da 35.000 euro sarà acquistato un pulmino a servizio di anziani, disabili e studenti. Il mezzo, il Fiat Ducato E6 combinato, sarà attrezzato con ogni comfort e con la pedana per permettere l'accesso facilitato a disabili ed anziani. Intanto più visitatori nella città farnese con l'hashtag ShareCampli e Campli, il sindaco Pietro Quaresimale, che si dà da fare per, insomma, incentivare il turismo nella sua città. A Giulianova ha approvato il piano per la foce del Tordino, passaggio fondamentale in giunta per avviare i lavori tanto attesi. Il sindaco intanto, Giulia Venti Estate, promette più fondi per gli appuntamenti estivi. Sequestrati nel frattempo 250 kg di vongole non dichiarate. Il controllo della guardia costiera su un peschereccio ancorato al porto. La stazione di Giulianova non è a misura di ciclista, nuovo attacco della FIAB sulla mancata realizzazione dei lavori preventivati. Intanto arriva la critica: Arboretti vuole rimuovere le fioriere presenti sul molo del porto di Giulianova. Andiamo a Roseto: Petrini passa la patata bollente a Nunez. Le strade disastrate a Roseto sono quasi tutte gestite dalla provincia. In questo modo l'assessore rispedisce al mittente la mozione di Casa Civica sul piano asfalti rosetano. Guardate questa situazione, è la strada che collega in pratica il bivio di Cologna Paese e Cologna Spiaggia con lo svincolo di Grasciano della Teramo Mare, ed è una strada completamente bombardata. Notaresco: Tonino Di Giulio è il candidato sindaco per il centrosinistra. Ricordiamo che a Notaresco Diego Di Bonaventura ha confermato la sua ricandidatura. Intanto a Silvi si pensa al voto, il popolo della famiglia scende ufficialmente in campo per le elezioni. A Roseto, intesa con la regione per il ripascimento tra i punti individuati, Roseto Nord, Roseto Sud e Cologna Spiaggia, l'assessore Tacchetti è determinato a rimuoverlo entro l'inizio della stagione estiva. Si parla del pennello che ha causato l'erosione a Cologna. Santo Stefano, le cravatte di Ficarra e Picone vengono da Silvi. E poi ancora Silvi: Del Vecchio critica la campagna acquisti di Comignani. Il candidato di Silvi in comune potevano accordarsi nella passata consigliatura. La cultura: Repubblica del peccato mortale, 40 anni fa il ritrovamento del cadavere di Moro, sul caso i libri di Mastri e Zecchi. Incidenti sul lavoro: Cristo fa i muratori, il volto atroce della fatica più che mai attuale. Il libro di Donato per Steinbeck era uno dei più grandi romanzi proletari di tutti i tempi. Lo sport: Teramo, venerdì la decisione sul Sant'Arcangelo. Il direttore generale Capaldi: la procura federale ha ragione, sono moderatamente ottimista. E invece il basket, per quanto riguarda gli Sharks, al via la prevendita, lasciata alle spalle ormai
ormai la serie contro la Virtus Roma. Per gli Sharks ora è tempo di rituffarsi sul parquet con l'obiettivo di prepararsi nel migliore dei modi possibile all'importante evento contro Napoli, al meglio delle tre gare, con il primo incontro che ci sarà domenica al Palamaggetti per il delicatissimo match contro i partenopei. Ieri è iniziata la prevendita dei biglietti all'hotel Liberty. Moto 3, l'abruzzese Stefano Nepa rientra e vince subito al Mugello. E poi la pagina dedicata al CSI, come ogni mercoledì, calcio 7 a rapidi passi verso le finalissime. In settimana verranno designate le squadre che accederanno all'ultimo atto delle manifestazioni in calendario. Bene, è tutto per quanto riguarda questa rassegna stampa, lo ricordiamo, mercoledì 9 maggio. Noi tra poco, intanto adesso previsione del tempo, pubblicità, poi quando torneremo avremo due ospiti, parleremo di mini basket, soprattutto a Giulianova, delle tante iniziative in programma che coinvolgono il mondo della scuola. Tra poco.